certo, qualche volta mi costa dell'impegno in più, però ormai siamo arrivati ad un punto in cui la tecnologia mi aiuta tanto. Sono Manuela Bonomi, sono non vedente, lavoro in IBM Italia e faccio l'architetto informatico. Perché se noi cresciamo e miglioriamo, non è con i se e con i ma è con i nonostante. Quello che a me ha aiutato molto è il fatto che io non mi sia, nella testa, non mi sia mai posto limiti. Cioè, non ho mai pensato che la mia disabilità potesse in qualche modo crearmi problemi o limitarmi in quello che avrei voluto fare. Mi chiamo Andrei Sgro, ho la distrofia muscolare, sono in IBM Italia da poco più di 4 anni e sono supporto alle vendite a divisione piccola e media impresa. La disabilità fa paura. Perché fa paura? Perché non la si conosce. E perché si ha paura a toccarla, perché ha paura quasi che tocchi a noi prima o poi. Invece è proprio qui il punto di svolta, è quello che noi cerchiamo di favorire in azienda, cioè la conoscenza. Otto persone su 10 con disabilità in Italia non trovano opportunità lavorative. Quasi la metà delle aziende non assolve agli obblighi che la legge impone. La presenza di una mediazione, di un accompagnamento, di figure professionalmente competenti che sappiano, da una parte, lavorare con la persona, ma anche con le aziende, che hanno la necessità di essere anche formate, oltre che accompagnate, all'accogliere nel proprio contesto organizzativo le persone con disabilità. La professionalità e la competenza che abbiamo cercato di formare in questi giovani che hanno partecipato al percorso risiede principalmente nella capacità di creare delle reti nei servizi, capacità di creare un dialogo, una comprensione che vada al di là del pregiudizio e possa davvero creare valore all'interno di una relazione lavorativa spesso vissuta come un obbligo, un vincolo, ma che strada facendo si è rivelata invece portatrice di opportunità. Molte aziende stanno dando dei segnali anche positivi e quindi sta cambiando lentamente anche una mentalità e una cultura rispetto a questo tema. Credo che rispetto alla disabilità convenga proprio anche considerare le potenzialità della persona, inserire delle persone che grazie alle competenze che hanno, ma direi anche grazie alle caratteristiche personali specifiche che hanno, possono portare a ricchezza. Mettere insieme persone che sono capaci di approcciare il problema o individuare una soluzione in maniera diversa porta soltanto un grande valore e soprattutto una grande capacità innovativa. Galdus desidera continuare in questo lavoro di facilitazione dei processi di inclusione lavorativa, quindi invitiamo tutti coloro interessati alla problematica a contattarci e a lavorare con noi.